dobbiamo prendere gli spumanti. Allora un pensiero per il 2024. Gabriele, come ci lasciamo? Cioè, se vogliamo tenerci su Meneghello, lui racconta a un certo punto tutte le prediche dei preti, no? E c'è ad un certo punto un prete che fa, era il più efficace di tutti. Era un po' imbarazzante perché la predica cominciava con una lunghissima pausa e poi era sempre uguale, infatti lo sapevamo già, quindi aspettavamo durante la lunghissima pausa, ma uno che non lo conoscesse si sarebbe imbarazzato perché lui andava al pulpito e dal pulpito poi si fermava, guardava tutti i parrocchiani riuniti e poi faceva la sua predica, che per fortuna era brevissima e consisteva in lui che diceva, dopo aver guardato lungamente, bisogna essere buoni. Questo è bellissimo, mi sembra un bellissimo pensiero. Sì, l'ho dato a Gesù Cristo e tutta la chiesa dice sempre se l'ho dato, bisogna essere buoni, perché oltretutto era stato breve, capito la predica, bisogna essere buoni. Direi che è buon anno. È mezzanotte? È mezzanotte. Evviva! Allora, ritardiamo la mezzanotte perché qua non è ancora aperta la buta. Direi di sì, dalla quantità di fuochi okay. Che... Facciamo un brindisi. Buon anno. Buon anno. Buon anno. Buon auguri. Buon auguri, auguri, auguri. 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 Valtima, auguri, auguri. Aspettiamo auguri. Sei nato. Auguri. Auguri. Siate più buoni. Auguri. C'è bisogno. Siamo tutti più buoni. Nel nuovo anno tutti più buoni. Per continuare a pensare insieme a quale domanda potremmo farci. È questa che ci siamo fatti, cioè perché secondo me rimane essenziale questa cosa qua. Come si fa? Come si fa? Se vogliamo dire l'educazione sentimentale va bene. Ma però abbiamo messo un tassello in più, no? Sì. Come si fa a fare un'educazione che è legata alla complessità del corpo, no? Cioè, sì. Non la sua educazione fisicista o pornografica, insomma. No, come si fa questo? No, no. È un grande dilemma, perché permane l'idealizzazione di un modello di tipo romantico, poi però ormai si sa che è un modello, che è una finzione, e quindi nessuno crede più all'amore fusionale romantico eterno, no, eternizzato, eccetera. E quindi subentra poi il cinismo. Il cinismo? Il cinismo, cioè la soddisfazione richiesta, ricercata, non è tanto quella romantica, a quella carnale, dei desideri carnali sessuali. Permane questa duplicità, questo. Ma la duplicità tra credere. Sì, tra mantenere un modello a cui non ci si crede più e assumere poi in maniera cinica atteggiamenti di controllo relazionale, anche attraverso il sesso. Come dice Angela Volpini, come si fa a uscire da una relazione di potere e entrare in una relazione d'amore? Questo è il punto. Perché quasi tutte le relazioni sono di potere e non sono d'amore. Perché non darebbe scontato cosa intendiamo per amore. Stiamo ancora imparando, sinceramente. Perché poi là dove interviene il corpo, cioè la sessualità, è un casino. Ma questo c'ho un appunto. Ecco, no, infatti. Ci dica. Allora, tu sarai amato il giorno in cui potrai mostrare la tua debolezza senza che l'altro se ne serva per affermare la sua forza. Eccolo. Pavese. Bellissimo. Bellissimo. Ecco cos'è la relazione d'amore. Di albi. Cioè non è solo una questione politica, è una scelta che tu fai. Sì. Consapevolmente, cioè tu sai quando stai esercitando potere o quando sei nella relazione amorosa, amorevole con l'altra persona. Questa è una cosa che tu senti, non c'è bisogno di impararla. Però bisogna avere, scegliere quella cosa lì. Noi, tendenzialmente, noi ci relazioniamo attraverso il potere e non attraverso l'amore. Quindi io penso che su questa riflessione si possa provare a fare un percorso. Io lo faccio quotidianamente. Cioè ci sono 15 ragazzi che praticamente hanno impegnato la loro vita in questa impresa
E come faccio io a non esercitare un potere che mi viene dall'esperienza, mi viene dal ruolo, cioè proprio, no? Cioè come nel momento in cui io ero il loro maestro, ero l'insegnante, va bene, cioè diciamo loro il professore. Quindi devo trasformare il mio ruolo da professore in maestro, no? Perché esatto. Non posso rinunciare, perché sarebbe falso. Come faccio? Un lavoro continuo, sì, un esercizio continuo. Cioè, come genitore, d'altronde. Come genitore, anche il genitore calato in un ruolo che è per definizione di insegnamento, di cura, però devi stare attenzione a non trasformarlo in potere. E poi c'è sempre, no? Cioè c'è sempre un margine di esercizio di potere, ovvio, eccetera. Noi siamo profondamente incapaci, diseducati da questo punto di vista, ma non perché siamo cattivi, perché non lo siamo, sappiamo intrisi di quello. Perché non lo sappiamo, cioè non è che noi dobbiamo demonizzare il nostro passato e la storia. Siamo arrivati fin qui perché abbiamo fatto un lungo percorso. Io penso che l'umanità abbia fatto un grosso percorso. Perché se oggi abbiamo la consapevolezza del patriarcato, abbiamo una coscienza ambientale che non c'era, abbiamo fatto secondo me dei progressi di cui l'umanità deve essere consapevole ed è un qualcosa che abbiamo raggiunto tutti insieme, non come singole persone, ma nella relazione che abbiamo tra di noi. Questa cosa esiste, ma non ce la diciamo fino in fondo. Evolviamo solo in un insieme, cioè rendiamoci conto che siamo la generazione che ha vissuto un cambiamento pazzesco, cioè alla fine siamo i testimoni forse di una delle evoluzioni più importanti che ci sono state.